insieme a Marco Vanelli. Senza parole la sentenza. E senza parole perché è morto un ragazzo giovane, perché non c'è stata giustizia, la giustizia non è uguale per tutti. Solo quello che mi spiace. Per i genitori, noi aspetteremo, siamo fiduciosi. Che ne penso della vicenda? Non trovo le parole proprio perché sarei troppo scurile, che non è stata una sentenza giusta. Ai genitori di Marco che io devo dire? Poverini e basta. Mi hanno ammazzato il figlio due volte e giustizia non c'è stata. Tutto qua. Ecco, un'iniziativa simbolica quella di oggi. Simbolica, tanto non serve a niente. Però facciamo sentire che gli siamo vicini. Sì, siamo qui tutti insieme per reclamare questa cosa per Vannini. Siamo molto emozionati, speriamo che tutti abbiano aderito. Penso che non la giustizia non è uguale per tutti e sono molto contraria a tutto ciò. Spero che qualcuno magari apra gli occhi e può far vedere che non c'è proprio giustizia in questo mondo. Abbiamo dalle 6 alle 6 e un quarto, rimarremo con le saracinesche abbassate, le luci delle vetrine spente e la candela accesa. E noi per di più abbiamo messo anche dei fiocchetti neri sugli alberi, perché questo hanno ammazzato di nuovo Marco, di nuovo, perché la prima volta è stato ammazzato da loro e adesso è stato ammazzato da lui e la sua famiglia dal giudice che ha emesso questa sentenza assurda, insomma. Noi speriamo che comunque con questo piccolo gesto qualcosa possa venire a fare. Giustizia per Marco. Questa è la cosa che mi ha fatto fare.